Raga, risaliamo adesso. Ok, dove stanno? Ah, qua sopra. Allora, aspetta, devo fammi fare una crafting table al volo. Non mi ricordo se l'ho fatta. Ti regalo un sacco di... Hai bisogno di un piccone? Sì, l'hai fatta sicuramente perché mi ha fatto il mio legno. No. Perché hai bisogno della crafting table? Ah, non hai fatto la crafting table? Esatto. Dovresti tipo anche cuocere il ferro. No. Ah. Andiamo tu. Vabbè, prendili tanto. Quanti sono comunque? Due. Io ne ho 10 adesso. Buono. Potremmo fare... Una vettorina. Due caschetti. No, no, piuttosto uno si fa la pettorina. È vero, chi però se la sono incantata. Chi se la prende? No, la occhio pettorina. Griever, eh? Ragazzi, guarda che va bene in qualsiasi caso, perché se tu mi dai una pettorina, la tua pettorina che ha protection 1, la unisco alla mia. Io ho già protection 2 sulla mia. E vabbè, che cazzo. Oh, il bordo, raga, il bordo. Il bordo, via. È vero, ma come l'avete visto il bordo? Sì, l'abbiamo visto. Ragazzi, no, io spero che il tunnel per l'alto sia messo bene. Teo, dobbiamo fare un tunnel al volo. Non posso venire. Mi si lascerà il bordo, ragazzi. Correte, ragazzi, correte, veloci. Teo, fregatene del creeper, corrigli oltre. Ma minchia, ok, l'ho ucciso. Buono. Mi vedi? Sì. Ragazzi, io il bordo non l'ho visto. Okay, vai. Scavando verso l'alto. Scava verso destra, perché la galleria, il bordo era a sinistra. Non so, vabbè, comunque sto andando in questa direzione, sono lontano dal bordo. No, il bordo era proprio... No, scava verso destra, veloci, verso destra. Verso destra. È qui il bordo, considera. Ragazzi, mi fate paura. No, così. Vai, veloce. Ragazzi, veloce. Mi fate paura. Muoio. Ti sei incastrato. Porca troia, un cuore. Vai, veloce. Da cazzo di gravel. Dov'è il bordo? Ma io non manco lo vedo. Dove siete finiti voi? Nella lava. No, mi ha preso il bordo. Veloce. Come ti ha preso il bordo? Vedo tutto rosso. Scava dritto. No, raga. Fanculo. No, ci muoio col bordo. Tier no. Stiamo morendo col bordo, raga. Dritto, merda. veloce. Sto scavando dritto. Ok, sto scendendo dal bordo pian piano. Scava drittissimo, poi dopo te la fai verso l'alto. Tira un cuore, mangia la mela, ti conviene. Giusto, passali la tua, tanto ce n'hai una, te. No, merda, il bordo, raga. Vai, Tearless. Mi sta prendendo il bordo. Vai, scava dritto, non scavare verso l'alto, ci metti di più. No, lo so. Io intanto scavo un po' ad alberi. Io sto seminando il bordo. Mio Dio, che ansia. Ce l'avete fatta a scappare? Sì, io ce l'ho altri 4 blocchi dietro. Sto scavando dritto verso davanti. No, raga, per favore, non fate cazzate. Ma io da qua non lo vedo nemmeno. Quindi chissà dove siete finiti voi. Sali. Io sono già salito, Io sono già in salvo qua fuori. Io adesso sto iniziando a salire. Ho paura anche che arrivi qualcuno, guarda. Ok, io ho trovato una caverna, Teo. No, sali, sti cazzi della caverna. Io ho trovato una caverna, nel senso che... ma per scappare velocemente è top. Esatto, la caverna. Ok. No, io sto scavando, lo vedo sempre qui. Oddio, sta diventando rosso. Aiuto. Teo, ce la fai? Sì, ce la faccio. Il piccone com'è messo? Minchia, raga. Fate zitto. È abbastanza pieno il piccone? È rosso. Aspetta, il piccone che si sta per rompere? Fallo subito il piccone, perché se dopo non ce n'è abbastanza è il fine. Tranquilli, ragazzi, tranquilli. Fidatevi di me. Ma io non mi fido. Minchia, che ansia. Tano, comincia a cioppare alberi. È quello che sto facendo. Raga, mi sta seguendo il bordo. Sembra di video. Ok, ho appena trovato una mela. L'ho vista. Ok, buono. La cosa nera dietro. La cosa... Vabbè. No, non è a Baudelli. Dove cazzo esco? Perché non trovo neanche la minchia? Non è che non trovo la minchia, piano. Vabbè, oddio, guarda che non... Io non ti giudico. Poi, Teon, non lo so, io no. Regà, vi vedo. Ok, io sono salito, sono in superficie. Sono uscito in una caverna. Ok, scappa. Minchia, c'ho il bordo attaccato al culo. Perso mezzo cuore. Vabbè, fa lo stesso. Raga. Tano, sono al villaggio, dove sei tu? Vicino al villaggio che sto schivando. I primi alberi che vedi vicino sono. Ok, occhio che c'è un bordo anche lì, eh. Oddio, mica tanto. Raga, devo farmi per forza. No, da me non c'è il bordo, piccone. I primi alberi che vedi vicino. Tano, a sinistra. Ah, ciao. Dov'è il bordo? Guarda che il bordo è lì, eh. Non lo vedo. Tano, è laggiù. È poco oltre il... Aspetta, Il bordo. Teo, non morirci nel bordo. No, raga, ho perso. Ma è qua vicino? Ma quanto è la render? 16. Ah, ma cavolo, su Xtreme lo vedo anch'io, figa, ma è laggiù in culo.
su Extreme. Vedi, ce l'avevo attaccato a mezzo, ce l'avevo a mezzo blocco di distanza da io me. Io ce l'ho a due blocchi. Vabbè, la metto a 12, così vedo il bordo. Figa, mi sembrava di essere buggato, tipo ce l'hai dietro il culo il bordo e non lo vedi. Mi venivano infatti tiros. Aspetta, Tano, che c'ho anche un sacco di metti l'oro a cuocere, eh. Ho già fatto lo vedo, lo vedo, lo vedo. Lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Fino a che c'è il bordo che è lontano, continuiamo a scavare qua, tanto. Vedi voi, c'hai da lontano. Eh beh, oddio, il mi giusto, sta fa un massaggino, diciamo, al culo. No, ma scusa, ma non è insieme a tirle, ste? Sì, ma ti ha rattato la caverna, ha scavato da un'altra parte rispetto alla mia. E poi devi seguirlo. Sì, eravamo vicini, non eravamo assieme. Non riusciamo a scavare se stavamo vicini. Ah, vabbè. Quindi nel dubbio ho detto, separiamoci. Si sta avvicinando perché ho il piccone in pietra, è più lento. Ah, merda. Però sono riuscito a farlo, dai. Io dovrei ti lascio morire. Tra l'altro, con 10 diamanti che ci facciamo? Raga, è vicinissimo il bordo, Tano. Ci fai una pettorina? Una pettorina, chi la do la pettorina? Chi cavolo la vuole, chi, man? Chi la vuole, dai. Chi ha più cuori? Per me è uguale. Dalla a me, allora. E Matteo. Ah, è vero, è meglio se la piglia Matteo, perché almeno Matteo si incanta con la lì con protection 1. Mi dà la sua protection 1, la unisco, esatto, a me, così abbiamo due protection 2 e una pettorina. Mene ne hai solo una? No, sì, raga, è qui, è qui. Quindi ti lancio i due di oro? No, l'ho già preso, è l'ho già qui, preso. Raga, è qui, okay, il bordo è qui, vedo rosso. Cazzo. Non riesco a uscito, scavare. Sono uscito, sono uscito. Te l'ha aperto? Culo, raga. Dove sei? Andiamo. Adesso ce l'avevo nel culo. Mamma mia, Tano, dobbiamo scappare, guarda che arriva. Eccomi, eccomi, raga. No, è lontano, vedo, è lontano. Ti vedo, ti vedo. Tano, non è lontano. Raga. No, raga, si avvicina velocissimamente, eh. Tano, non è lontano un cazzo, via da qua. Oddio. Tirate su gli ore di oro. Sì. Prendo subito le cose velocemente. Ok, via, via, via. Via da qua, ci spostiamo, ci spostiamo altrove. Tutto, a rompere roba. Andiamo, scappiamo, scappiamo. Via, via, via. Si, si sposta altrove a rompere rompere. Quante me le durate avete voi? Una. Zero. Tearless, fermati. Tieni da una, tieni. Grazie. Mi avanzano due diamanti, cazzo facciamo con più. Ah, Teo, 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 Teo. Ah, la pettorina? Ci si va. Ti do quella con protection 1, sì, vabbè, incentrati altrove. E Tano, tira su quella con protection 1. Tanto quella... quella in diamante protegge come protection 3 di ferro, quindi raga, va bene così. Allontaniamoci abbastanza. Allontaniamoci un bel po'. Tearless, però appena ci fermiamo metti subito l'anvil per terra, che dovrei unire qua, un po' di cose. Qua, raga, qui secondo me basta, ce l'abbiamo. No, no, Teo, Teo, Teo. E sennò poi incontriamo gli altri. Andiamo un pochettino più avanti. No, perché qua questi alberi non danno le mele. Esatto, non danno le mele. Le dobbiamo attraversare almeno il fiume. Le birci non danno mele? No, no. Soltanto York. Questi qua. Come il professore. Esatto. Giustamente. Oh mio Dio, che ansia. Oh mio Dio, minchia, la fuga dal bordo. Raga, è qualcosa di oscuro. Mamma mia, ma ci siete con me? Fuga dal bordo, devi vedere, io ce l'avevo in culo. La montagnetta l'avete scavalcata? Non lo so. Sì. C'è una montagnetta. No, comunque siamo vicino al villaggio, più o meno. Da qua si vede. Poi vicino al villaggio. Cioè, si vede il villaggio qua. Oh, Mark è morto. De Mark. GG, povero Marco. Aia. Aia. Ma come è morto? Vi dico le mie coordinate, raga, veloci. Io sto a meno 209. E noi siamo a meno 290, vieni da noi. Ah, ok. E poi meno 165. E meno 60. Ma com'è possibile? com'è possibile? Dove ho viaggiato fino adesso, ragazzi? Allora, Tano, ma state vicinissimi a bordo. Tearless, metti delle fornaci per terra. Sono là, sono là. Ok, ok, hai fatto tutto, top. Devo mettere della... non mi prende la roba della carbonella perché mi serve a me, eh. Ok, sto arrivando, mamma mia, raga. Devo fare esperienza. Vedo, 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 sono qui. Ok, buono. Anzi, lo prendo io l'oro così faccio un pochettino. Guarda che, raga, abbiamo paura di sugli archi, ma non... l'anvil, vuoi l'anvil e l'enchanting? Sì. No, l'enchanting non ce l'ho. C'è della selce, raga, provo a prendere la cosa. L'enchanting non ce l'ho più, raga. Ghiaia, scusate. Teo, l'enchanting table ce l'hai tu? No. Vabbè, chi se ne frega. No, non ce l'ho. L'abbiamo lasciato al villaggio. Vabbè, sti cazzi. Cazzo. Vabbè, Teo, tanto la chest in diamante protegge come protection 3 in ferro. Ah, vabbè. Di base, quindi... vabbè, però quella con protection 1. Ho fatto un'altra mela dorata, eh. Ok, buono, anch'io ne ho fatto un'altra, eh. Quanti cavoli abbiamo? Tanto, non lo so. Aspetta, quanto oro abbiamo? Quanto ce n'è a cuocere? Ah, ma... 5? Raga, ci dovrebbe essere un sacco di oro anche. Guardate per la porta che cicola. Teo, hai tu l'altro oro? Ah, io... no, ce l'ho io ho 5 d'oro. No. 5 soltanto? No, raga, io ne avevo 40 di oro. Ah no, ne ho un altro da cuocere, scusa. Ah, okay. Cuoci, cuoci. Mamma mia, raga. Mettine una cosa in basso. No, non ho messo quella sopra. Tanto è uguale. Raga, io sto prendendo una cifra di selce. Di flint, ne ho 5. Ma, per le aspetta, Tano, ne hai così poco? Non ne ho, ne ho 6 nell'inventario. Passa tutto l'oro che abbiamo.
Tieni, te lo tiro addosso. Teo, tu hai dell'oro per caso, prima che l'abbiamo raccolto così da un po'. Da cuocere, da cuocere. Da cuocere, sì, sì. Zero. E ho cotto? Zero. Ah, ragazzi, ma ho fatto delle mele dorate io prima, comunque. Ah, dai, data... passami anche le mele dorate, così le divido per te. Te ne ho data una, ne ho tre io. Una è quella che devo mangiare prima, una è quella di scorta e una te la passo okay, a te. Ok, passatemi tutte le mele dorate che avete, così le gestisco. Io ne ho una, sì, aspetta. tutte, sì, sì. Raga, serve un'altra mela, però dobbiamo spostarci di nuovo. Io ho una mela. Di nuovo il bordo, raga. Di nuovo? È vicinissimo il bordo, raga. Il giusto. Ed è anche buio ora. Dai, prendi le bisogna correre. Dobbiamo muoverci. Secondo me incontriamo che qualcuno. Che palle, l'enchanting table al villaggio. Andiamo a prenderla, no? Ah, l'anvil la spacco perché non voglio lasciarla qui, mi serve a me. Esatto. No. Prendete l'oro, raga, che è la cosa più importante. Aspettate che finisce l'ultimo pezzo e prendetela. Lo piglio prendete io. L'oro. Prendi il tetano. Ok, sono quasi a 4 livelli. Raga, le stringhe servono. Non più. Tirale su, ma non più tanto ormai. No, ok. Ragazzi, veloci, scappiamo. Via. Io mangio una mela dorata ora perché la notte... Esatto. No, andiamo sottoterra, raga, ci conviene, ci facciamo un bunker di goblin. Alla fine di questo episodio diventa tramonto perpetuo, se non sbaglio. Tramonto. Ah. Occhio qua, del bordo vicino, attraversiamo al volo il laghetto, dai. Raga, non dividiamoci però, perché... Ok, siete là, no, vi avevo persi. Okay. Ci siamo. Qua. Andiamo dritti per un po'. Tutti vicini, C'è un ragno, occhio. Oh, minchia, c'è anche una ravine. Occhio, aspetta. Fateci il giro attorno. No, mi ha preso. Occhio, Teo. Mezzo cuore. Tirle, sono si venito, te. Sono qua, sono alla... Raga, io non la vedo più, Teo. La barriera. Sono qua. Di fermarci... Teo, Tano, la pitturina. Mettitela addosso. Ah, sì. Raga, andiamo avanti e facciamoci al volo un bunker tipo di cobblestone. Sì. Allora, per gli zombie, avviciniamoci, raga, abbastanza 0-0. Tipo andiamo ancora di una centinaia, raga, di blocchi in qua. Corriamo perché se vogliamo fare una caverna sotto è un po' un casino. No, facciamo pure un bunker sopra, cioè. No, ma raga, basta andare un centinaio di blocchi in qua. Ragazzi, allora, io dico una cosa. Andiamo, attenti che ci sono gli scheletri, andiamo al centro. Mentre aspettiamo gli altri che arrivino. Scheletri in bunker, ragazzi. Raga, il bunker, veloci. Scappiamo a casa. Piano, no. Io faccio lo slalom. E piano, no, ragazzi, è pieno di creeper, non si può. Non si può veramente, ragazzi, guardate quanti zombie. Madonna. Raga, c'è una torcia qua. Ragazzi, ci saranno 10 zombie. Ok, raga, seguitemi. Mi hanno preso. Occhio. Corri a caso. Raga, sto correndo a casissimo. Raga, chiudete. Io non ho blocchi. Devo. Occhio, acceleri, aiuto. Dentro qua. Ok. Tutti dentro. Dentro. Aio. Ok, ma mi ha levato quelli del mazzo. Stanno dentro, ci siete. Tranquilli, ragazzi, io non ho perso nulla. Mamma mia, raga. Ok, allora abbiamo sottoterra. Quanta vita abbiamo? Io ho 5. Io sono full. 5 cuori. Allora, passatemi le mele, sia dorate che non. Io ne ho una dorata e basta. Anche okay, una dorata. Datemi. Man, ma tanto cosa te la diamo perché la ridai. Dammi, divido per bene. Ma non ha senso, tieni. Abbiamo, beh, due a testa. Quante ne abbiamo? Ah, due a testa, minchia. Io voglio mangiarne una adesso, raga, posso? Se vuoi gestisci le te, però raga, non saprei. Io mi sa che ne aspetto. Ho mangiato adesso. Fatto bene, una. Vabbè, una ci sta. Una. Scaviamo verso il basso, ragazzi, qua... è l'unica. Mamma mia. Non c'è altro da fare, purtroppo. No, adesso non possiamo fare altro. E soprattutto a me serve dell'esperienza per unire le pettorine, quindi devo per forza scavare. Quanto qua? No, Tano, io ho 11 livelli, dammi qua. Davvero? Sì. Ma potevi dirmelo anche prima quando cercavo di fare cose. Me ne sono accorto adesso. Tieni. Raga, io mi faccio una zona. Aspetta, fatemi scendere al volo. 4 livelli servono. Fatemi scendere. Fatto. Mi crea una zona. Ma grazie, man. Per le frecce. Ce l'avete le piume di pollo? No, tre. Ok, quelle che meglio che niente, però. Mi si è rotto il piccone. Qualcuno ha un piccone? Però io ce l'ho in diamante. Vieni qua. Dai, creami una zona. Raga, scavate un pochettino verso il basso. Teo, minchia, queste collisioni. Che ansia. Okay. Crea una zona un po' larga. Tipo ragazzi, una stanza. Ma zona una sega, scriviamo un minimo. No. Per me, io intanto faccio un lavoro sporco. Come faccio vedere. Povero Marco. Mi spiace per Marco. Ma il team giallo è messo malissimo, raga. Sì, guarda, io voglio trovare il team giallo subito. Sì. Ma con le teste si possono fare. No, purtroppo no. È una cosa da 1-7 quella. Teo, ti guarda. Una caverna. Come una caverna, Tano. Vuoi entrarci? Ce l'ho, Paola. Ci vuoi entrare? No, c'è un ragno qui. Non ci voglio più andare. Basta caverna. Sì, ma un minimo verso il basso lo vorrei andarci. Voglio fare, vero? Dammi la selce.
Io allora, io ho 12 frecce, Tano ne ha 4. Parliamo. Quante ne hai tu? 12. Io 0. Tano ne ha 4, sono 5 frecce a testa. Ma potremmo, scusa, se io me ne tengo 4 sti cazzi, cioè non è che ne voglio per forza 5, dammi quella di Tano che non vuole. Ma boh, te vabbè, tieni 4, Tano, che vuol dire? No, dico nel senso, non è che poi facciamo storie. Vedo 6 a Matteo e basta, ciao, fai i tuoi. Va bene, Matteo, prenditene pure, a medda. Che cazzo ti permetti? Ok, possiamo incentare? 118? Non possiamo incentare. Ah, t'avanza nei libri, magari hai power 1, power 2. Sì, ma te l'avevo già dato un libro. Ah no, è vero, devo incentarti, passami qua tutto. Ah, ma cazzo, non abbiamo più l'enchanting table. Con l'incudine. Però posso incentare, tu hai il libro con power 1, vero? Ho il libro senza nulla. Il power 1 l'avevi dato a me, l'ho messo nel mio arco. Ma Teo, anche tu avevi un libro con power 1? No, ho nulla, ho un libro vuoto. Non ce l'hai più? No, ho un libro vuoto. Ah, ok, mi spiace. Perché non abbiamo l'enchanting table. Ok. Qualcuno l'ha lasciata indietro. Ma secondo me perché non pensavo presa, che non... si chiudesse così velocemente. Pensavo di fare in tempo a tornare a prendere l'enchanting table. Qualcuno l'ha lasciata indietro. Mia colpa. Hai ragione. Hai ragione, Tano. Non chiudi, che non è ancora giorno. Comunque. No, è fissata al tramonto adesso. Ah. Quindi appena arriva Tier ce la lasciamo a merda. Senti, riesci a farmi un piccone in ferro? Se hai uno di ferro sì. No. Zero. Ah, se hai una fornace te lo cuocio, tieni. Sì, ti butto la roba. La fornace, tieni. No, è qua sotto, man. E non te la cuocio io. Te la butto lì, vai lì e fai tutto te. Tieni. No. Vabbè ragazzi, questo episodio sta per terminare. Il prossimo sarà il devasto. Cioè, il prossimo è il devasto al 100%. Ce l'ho parlato, sì. Hola. È finito, ragazzi, giusto per l'episodio, ciao. Ciao, salve. Hola.